Stamattina, se qualcuno di voi ha guardato la televisione, ha visto sugli schermi della 7 che c'era scritto bello grande Italexit. Io ho acceso, ho visto Italexit e mi sono naturalmente avvicinata ad ascoltare, molto incuriosita. Ho avuto per un momento la speranza che fosse un riferimento, ma poi no, non era un riferimento a noi e a quello che stiamo facendo. In realtà era un'altra cosa, erano presenti esponenti del PD e c'era una critica molto forte all'Unione Europea, davvero molto forte, un po' di più, quantomeno un po' di più di quanto non l'abbia sentita finora, molto simile a quella mossa da Renzi mentre si faceva la campagna elettorale sostanzialmente, eccetera. Ma mi sono accorta che questi qui hanno paura. Hanno paura perché adesso questa soldi a cui tu facevi riferimento, che loro chiedono, che costeranno probabilmente una manovra aggiuntiva, guardate che corrono il rischio di fargli saltare tutto il disegnino che si sono fatti rispetto alle elezioni, ai tempi, a meno che non si rassegnino a dare la vittoria ai 5 Stelle oppure a farsi qualche inguacchio fra Partito Democratico e centrodestra. Io però approfitto di dire questo soltanto per dire che ho un dubbio su qualcosa che in queste riunioni viene detta spesso. Allora, io sono d'accordo, profondamente d'accordo col giudizio che Giorgio dava della sinistra. E non c'è più, siamo rimasti, come dire, pochi testimoni non rassegnati, e non ci rassegniamo, che con grande determinazione vogliono andare avanti. E io sono per tenerlo quel giudizio e per misurare le iniziative che facciamo sulla base di quel giudizio. Però posso dire che io sento una contraddizione fra quel giudizio e la mano un po' tesa, un po' no verso i 5 Stelle? Lo posso dire? Mi crea francamente qualche problema, perché insomma questi qui ci hanno avuto una barca di voti, avrebbero potuto fare una serie di cose, avrebbero potuto stabilire un rapporto, per esempio pensate al sindacalismo di base, non hanno fatto nulla. Insomma, è una forza che non mi piace, che vi devo dire, non mi piace, e sono sospettosa nei loro confronti allo stesso modo in cui lo sono verso la sinistra, la radicale compresa. Vabbè, voglio andare avanti. Io voglio, mi permetto non solo di insistere, ma di essere proprio contenta del fatto che abbiamo deciso di dare questo carattere sociale ai nostri no, di partire dalla condizione sociale per dire no a UE, per dire no a Euro, per dire no a NATO. Perché l'esperienza che abbiamo fatto, non so voi, ma l'esperienza che io ho fatto con il referendum è stata straordinaria. Quando è iniziato, a proposito di sinistra, noi ci avevamo il Comitato Nazionale per il No, che era paludato, imbalsamato, che non è sceso in piazza, ve lo ricordate, non ha fatto nessuna iniziativa particolare, che aveva addirittura paura che si uscisse dalle formulazioni tutte di interpretazione costituzionale, eccetera. Io sono convinta che abbiamo fatto un grande e decisivo lavoro quella volta. Guardate che fare lo sciopero, e io non voglio dire ancora grazie ai compagni del sindacalismo di base, ma quello sciopero ha cambiato tante cose, ha fatto vedere che il no, e la rete l'ha interpretato. Posso dire che la rete l'ha interpretato? Se qualcuno di voi ha viaggiato in quel periodo nella rete, io lo facevo moltissimo, anche perché essendo noi poveri non è che ci abbiamo tanti strumenti di comunicazione, la rete ha interpretato a meraviglia quel no sociale e ha fatto una campagna per il no come non l'ha fatta nessuno. Nessun mezzo di informazione che sarà venduto a Renzi ha fatto quella all'incontrario quella campagna per il sì. Loro l'hanno fatta per noi. Non a caso alla fine ricordate che Renzi faceva mea culpa dicendo
non abbiamo capito la rete, non abbiamo capito i social, eccetera. Io questi giorni mi sono andata un po' a rivedere come cavolo è nata questa Unione Europea, per cercare di, insomma, di chiarirmi al meglio, insomma, le cose. Però mi ricordo sulla pelle, al di là del, mi sono ricordata, sentendomi addosso, per esempio, tutte le incredibili finanziarie lacrime e sangue che fecero negli anni Ottanta. Io non so se voi ve le ricordate, andatele a rivedere, compagni, davvero, che sono indicative. Mi sono ricordata di come è stato immiserito il salario dei lavoratori. Ve li ricordate i 5 punti? Poi ve ne ricordate l'abolizione della scala mobile? E poi ve lo ricordate il famoso accordo fatto da 2 grandi europeisti, io e Giorgio c'eravamo perché stavamo tutte e 2 nella CGIL in quel periodo, fatto da Ciampi da una parte e da Trentin dall'altra, che si chiamava politica dei redditi. C'è stata, figurati, ce lo ricordiamo perché mi ricordo che eravamo nella scuola di Ariccia, che poi insomma non votammo no, per vostra tranquillità non votammo no, questo è sicuro. E io mi ricordo, insomma, ripercorrendo queste date, il disegno di accaparramento dei lavoratori, di piegare la forza lavoro è stato così evidente. Io però allora non ero così consapevole come oggi, vi dico la verità. Oggi comincio ad assumere la consapevolezza di quello che è stato questa storia, di come il padrone si è rivoltato, di come il sistema capitalistico ha capito come prendersi tutto quanto in mano. E poi vabbè, io ricordavo quelli, lasciamo perdere quello che è successo poi dopo l'euro, perché non c'è solo il Jobs Act. Io vi posso dire qual è la cosa che mi fa infallire più di tutti. Questi hanno legalizzato il lavoro nero, i voucher sono lavoro nero, compagni, non è vero che sono lavoro precario, è lavoro nero, perché hai contributi in quel modo, è la legalizzazione. E io non ho sentito, anzi, sento la CISL e la UIL che dicono, beh, proprio abolire del tutto, magari no, però che siano correnti. Come che siano correnti? Cioè che siano dati sulla base se fanno quel poco lavoro, se fanno, insomma, che coprano le esigenze, quelle vere del mercato, e non siano strumentalizzati. E tu fai il lavoro nero per quella roba lì, per coprire le esigenze del mercato. Insomma, io credo che noi abbiamo portato a casa una meravigliosa vittoria con il no. Credo che questa coalizione qui, questo coordinamento qui, se ne possa intascare anche una bella parte, ma lo credo davvero, non è che sono proprio convinta che abbiamo giocato una partita decisiva durante quel periodo. Scusate, faccio un piccolo passo indietro perché l'avevo segnato e poi ho dimenticato. Prima Giorgio e altri interventi hanno parlato delle sinistre. Lo sapete che si è aperto, dopo la vittoria di Trump, si è aperto un dibattito in America, nella sinistra americana, anche quella marxista, che è il Partito Democratico, cioè Clinton, viene accusato di aver portato in America il liberismo progressista. Dice che è uno simbolo, o è liberismo progressista? No! E l'analisi che fanno questi marxisti americani, anche una sinistra insomma, molto radicale, può essere, se voi volete, anche discusso, però ha una sua verità a cui dobbiamo riflettere. Mi è venuto in mente, mentre Giorgio parlava dei diritti civili e dell'importanza che hanno per noi i diritti civili accompagnati ai diritti sociali, qual è la colpa, qual è l'imputazione che viene mossa nei confronti di Clinton e dei democratici americani? Qual è la distanza ormai netta che c'è con loro, appunto, che hanno perso, appunto, come uno come Trump? Gli si dice che loro
hanno fatto la politica di destra sul piano economico, perché infatti hanno licenziato la gente, hanno diminuito i salari, andate a vedere quello che è successo in America, a cominciare da Clinton marito, non solo dopo, quello che è successo in America, la condizione dei lavoratori e della classe media è stata distrutta, ne hanno fatte di tutti i colori, hanno chiuso, hanno mandato al fallimento interi territori dove c'erano piccole e medie fabbriche, pezzi di ricchezza di quel territorio lì. Loro hanno fatto questa politica e l'hanno travestita con i diritti civili, dicono loro. Io quando l'ho letto mi sono terrorizzata, perché ho detto, oddio, se lo legge qualche compagno mio, mi dice, vedi con ragione io quando dico che i diritti civili sono di destra, che noi invece no, perché ci stanno tanti comunisti che la pensano così, ancora, perché i diritti civili, se tu non li accompagni, sì, è vero, però guardate che se noi perdiamo questo carattere originale che in qualche modo nella disfatta enorme della sinistra italiana abbiamo mantenuto, di tenere assieme i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, e con questo intendo dei giovani, dei pensionati eccetera, con i diritti dell'individuo, i diritti individuali, i diritti della vita che si possa vivere meglio, per capirci, con qualche, non è che potremmo andare molto lontano. Io qui sento questa mia stessa tensione ed è per questo che noi comunisti siamo fin dal primo momento dentro Eurostop. A me il termine coalizione sociale piace, naturalmente non mi ci picco manco io, come diceva, però devo dire che la motivazione che portava Mimmo Porcaro mi è sembrata molto bella. C'è uno come Maddalena che viene qui, io pensavo fosse un vecchio liberale, non un democristiano, che ci dite, ho sentito che addirittura un democristiano e che sembra un, come dire, uno che viene dritto dritto dall'Armata Rossa di questi tempi qui qua, che mi ha profondamente colpito naturalmente. Ecco, però questa gente qui ha capito che è successo qualcosa di nuovo e ha anche capito che in questo luogo nostro può trovare un pezzo di casa, di dibattito, di crescita, e noi dobbiamo essere pronti ad accoglierli. Grazie compagni.